Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: il web si è scatenato contro Maria De Filippi, la quale si starebbe addentrando in un grandissimo flop. È una scelta azzardata quella della nota conduttrice, la quale non è proprio abituata a risultati del genere. Maria De Filippi ha veramente terminato il suo periodo idilliaco come regina dei picchi d'ascolto? A quanto pare, con questa scelta azzardatissima, sarebbe destinata a uscirne con un grosso flop totale, e il web si scatena contro di lei. Nessuno poteva immaginare un tale scenario da film apocalittico. Queen Mary, come la chiamano affettuosamente i suoi fans, è la famosa conduttrice di programmi quali Uomini e Donne, C'è Posta per Te, Amici e così via. Di recente ha subito la perdita di suo marito, Maurizio Costanzo, con il quale era molto legato. Maria De Filippi sarà un'attrice, vista l'aria di cambiamento che si respira nel palinsesto Mediaset. In molti temevano che Maria De Filippi non presenziasse ai suoi soliti programmi, in veste di conduttrice. Invece almeno per lei le cose non cambiano, in quanto da settembre la vedremo come al solito alle prese con Amici, Tu sì che vale se c'è posta per te. Per quanto riguarda Uomini e Donne, si è vociferato che la data di messa in onda è stata spostata dal 18 settembre all'11. In quanto le registrazioni delle puntate avranno inizio dalla fine di agosto. Per il momento però stiamo aspettando notizie ufficiali. A prescindere da questo però, c'è un'altra novità che ha coinvolto la De Filippi, la quale, grazie a Carlo Verdone, diventerà anche un'attrice. Infatti, il famoso attore e regista romano l'ha voluta nella seconda stagione della sua serie televisiva, Vita da Carlo. Verdone ha speso soltanto parole lodevoli per la collega. Con Maria ci conosciamo, siamo amici. Mi ha colpito quanto è stata collaborativa. Quando l'ho chiamata mi ha detto subito: non c'è problema. Fatemi sapere le date, è stata anche bravissima come attrice. Non ha sbagliato niente, ci siamo pure sbrigati in fretta. Ma cosa vuol condurre questa qua? Con quella risata scema è insopportabile. Certo che quando Maria si fissa con qualcuno non si schioda più. Maria De Filippi. Voto insufficiente? Il web si è scatenato nei confronti di Maria De Filippi. C'è chi l'appoggia e chi sostiene che Queen Mary abbia fatto una scelta molto azzardata. Per molti, la conduzione della versione invernale di Temptation Island sarà un flop totale per la conduttrice, in quanto non la reputano degna di questo ruolo. Per il momento, la De Filippi non ha mai fatto cilecca in niente, in quanto ha sempre condotto i vari programmi con quel suo stile professionale che la caratterizza, che l'ha resa una dei personaggi chiave del palinsesto Mediaset. Ovviamente nessuno è perfetto, quindi vedremo cosa succederà con Temptation Island Winter. Vediamo se il tempo darà ragione agli haters o ai suoi seguaci. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.